consorzio sta per avere una nuova stagione, anzi la stagione è già avviata con il cambiamento della governance che c'è stata il 5 maggio del 2018. In pratica all'interno della gestione consortile è entrata l'intera filiera. Cosa vuol dire? Vuol dire che la raccolta, quindi le imprese di raccolta, le imprese di rigenerazione del consorzio, si trovano all'interno di un consiglio di amministrazione per decidere in quale direzione portare. È chiaro che la situazione alle nostre spalle è di un grosso successo, 35 anni a servizio dell'ambiente, in cui sono state raccolte quasi 6 milioni di tonnellate di oli lubrificanti usati, avrebbero potuto inquinare due volte il mar Mediterraneo, invece sono state utilizzate e trasformate fino a portare il 25% di contributo al consumo nazionale di oli base. Un grosso risultato, ma un risultato che sotto il profilo ambientale diventa ancora più interessante, tenendo conto che sono state utilizzate minori quantitativi di acqua, emissioni di CO2 più ridotte, minor consumo di greggio e soprattutto minor utilizzo di suolo. In pratica risultati brillanti che oggi però con lo sguardo in avanti mirano ad ottenere altri risultati. Siamo all'interno dei consorzi che operano nelle economie circolari, ma siamo già best performer, ma stiamo pensando di fare di più. In pratica vogliamo far sì che questa economia circolare diventi ancora migliore, cercando di andare a recuperare quelle frange che ancora sono fuori dalla nostra raccolta e fuori di questa economia, e pensiamo di farlo velocemente.